Partecipiamo alla marcia della carrozzina organizzata in tutta Italia il 7 maggio dal gruppo europeo per l'autocoscienza dell'avanzata disabilità, GEAD. Noi siamo qua oggi per motivi nostri, che io non posso esserci domani, e abbiamo consegnato e protocollato al Comune documenti dove delle proposte di leggi che verranno consegnate ai governi. Da domani molti comuni italiani in tutte le regioni faranno questa cosa anche lì. E non sono da solo, ma sono con Rocco Becibenga, che aiuta come aiutarmi a questo. Abbiamo l'appoggio delle associazioni WILDM, AIDO, ADMO e Unione Ciechi. E tutto questo chiediamo al governo: la rivoluzione culturale sugli handicap, diritto alle persone disabili gravi e avere assistenza, il piano nazionale dei battimenti di barriere architettoniche, gli uffici pubblici e privati, il diritto degli alunni di istruzione etnica per percorsi diversi in base alle loro esigenze e tante cose. Alla fine chiediamo anche un aumento di 100 euro nella mensilità per le persone di disabilità. Questa è una marcia delle Sì, è una carrozzine marcia di presidio finalizzata a molto organizzata, sensibilizzare sul problema delle disabilità, esatto. diciamo. Noi abbiamo con questo gesto aderiamo a questa marcia nazionale in modo che ci sia più sensibilizzazione. Io ho espresso al sindaco anche di dire Imperia è la città turistica, però è in crisi, quindi se noi abbattiamo le barriere architettoniche succede che aumentiamo la target di offerta turistica, quindi su più offerta turistica più ricchezza, perché se un disabile da una città del nord vuole venire in vacanza a Imperia può sapere che qua tutte le barriere sono abbattute, quindi può andare al mare liberamente, usare bar, servizi pubblici essenziali, e quindi è una cosa importante. Il sindaco parlava già della commissione PEVA, voi vi siete Esatto. Noi proposti di aiutare siamo eventualmente? disponibili. Io ho fatto un video su YouTube sulla casa del mercato coperto, dove faccio capire che il mercato coperto non ci può entrare. Quindi se non riusciamo a fare questo, pian pianino. Certo che se fai un progetto a lungo termine, grandi cose non faremo niente, ma dobbiamo fare ogni giorno una piccola cosa. Una piccola cosa fa grande le cose, credo, no? Quindi così.